Allora, vediamo cosa è successo a questo file. Ci sono dei file che non vengono caricati nel database PostGIS. Perché sicuramente c'è qualche errore nelle geometrie, visto che ho notato che sono stati convertiti dei file DXF in shapefile, e al momento sembra che tutto funziona, però al momento del caricamento di questi file nel database PostGIS viene rilevato un errore, e vediamo subito di capire se di come trovare questo errore e vedere se si può correggere. Allora, ho caricato i file qua, questo single, open, ok, sembra tutto normale, però nel momento in cui vado a caricare questi shapefile in un database, che tra l'altro non ho un database, perché questo mi potrebbe fare un po' arrabbiare perché non ho un database, però risolviamo subito. Creazione di database, pgadmin, localhost, ok, no, non ho un database. Tasto destro, nuovo database, esercizi, quindi creo un nuovo database, esercizi, intanto facciamo la creazione del database. Qua scelgo uno dei database già esisti, owner possiamo mettere user, faccio ok e creo questo database, can open log file, perché natural alert è attivo. Noi basta che facciamo così e rifacciamo ok. Database creato, esercizi, ok, tutto a posto. Quindi prima cosa dobbiamo connettere questo database, e poi verrà caricato sempre tutto in automatico. Esercizi local, perché è un database localhost, local. C'è presente in locale 5-32, esercizi è il nome del database, utente user, password user, save, save, test, ok, connect, vabbè, non era necessario, database, DB manager, PostGIS, esercizi local, qui connesso, importiamo pg single, facciamo ok, e qui dovrebbe dare un errore. Vediamo un attimo che cos'era l'errore. Polygon must have at least 4 point in ogni ring. Perfetto, praticamente anche un poligono è definito da almeno tre vertici. Lui ha riconosciuto che il poligono deve avere almeno quattro nodi. Perché quattro nodi e tre vertici? Perché l'ultimo nodo è sia l'inizio sia la fine, per quello che i tre vertici diventano da tre vertici a 4 nodi. Facciamo cancel, quindi la prima iterazione che bisogna fare
sempre in questi casi è convertirlo da multipoligono a poligono. Open layer, geometry tool, multipart, to single part, output shape, mettiamolo qua nel QGIS, creiamo una cartella SHP, perciò PG single verificato, lo aggiungo, faccio close, posso buttare questo. Proviamo a riconnetterlo al database, a importarlo nel database, a vedere se è cambiato qualcosa. Import, update, ok. C'è ancora l'errore. Seconda cosa. Se vado in Geometry Tool, c'è anche il check, check della geometria. Proviamo a vedere cosa succede. Ok, eccolo qua. Ring 3 a meno di 3 punti. Ring 2 a meno di 3 punti. Geometry. Ah, ok, questo è il future 3, questo segmento intersect, una cosa strana, e in effetti ci sono tantissimi errori, quindi il 3, il 20, ad esempio vediamo su... Cosa vuol dire future 3? Io se lo seleziono, seleziono tutto questo, lascio selezionato quello, open, lo porto su in alto, a parte che non è presente niente, no, questo, porca zozza, questo poligono sembra proprio che non esiste. Adesso, come facciamo a eliminare questi errori? Allora, la prima cosa che mi dice, ok, salva questi errori in uno shapefile. Ok. Aggiungi il risultato, faccio ok, così almeno mi dice tutti questi errori. Ok, uno è qua, altri sono lì. E ad esempio, io questa linea qua non riesco a selezionarla. Perché se seleziono questa linea mi diventa... questa linea è praticamente il prolungamento di questo poligono più grosso, che però ha questo errore, che ha una geometria praticamente inesistente. La cosa migliore da fare è prendere, fare start editing, andare su questo vertice e... cancellarlo. Salva, stop editing. Se noi proviamo a rilanciare il check della geometria, errore, vedremo che qui non ci sarà più
Sì, non l'ho caricato. Errori 2. Gli errori 2. Tra gli errori 2 non c'è più questo errore. Ci sono gli altri, ma quello lì non c'è più. Quindi l'errore si può semplicemente risolvere così, in questo modo qua. Proviamo a fare un'altra operazione, giusto per andare a vedere se c'è qualche errore che si può eliminare in automatico. Aggiungiamo la geometria e verifichiamo se alcune di queste geometrie ha una geometria uguale a 0. Tutte le geometrie. Ho sbagliato. Tutte le geometrie che hanno superficie uguale a 0 sono degli errori. Ma qui non ci sono superfici che hanno area uguale a 0, quindi sicuramente è dovuto tutto a questi errori, questi minuscoli errori che creano dei problemi con la geometria. Ad esempio, questo mi sembra diverso come errore. Proviamo a fare start editing, vediamo cosa è successo in questo nodo. Spengo qua, perché se no mi dà fastidio. Io se provo a selezionarlo e disunirlo, qua sembra che non c'è nessun errore particolare, a parte questo poligono che presenta una superficie molto molto strana. Trovato l'errore. Torniamo un po' indietro, bisogna cancellare un po' di nodi, anche perché sicuramente la distanza tra questo e questo è di 1 cm. Quindi possiamo andare tranquillamente a cancellare questo nodo. E se è vero, qui facciamo il controllo degli errori. Aggiungi. Qui non c'è più questo errore, quindi abbiamo verificato anche questo. Andiamoli a vedere uno a uno questi errori, se sono tutti la stessa cosa li tralascio. Invece se magari ce n'è uno nuovo possiamo approfondire. Sì, questo è lo stesso di prima. Bisogna eliminare il nodo. Qua c'è questa forma un po' particolare. Questo sì. Questo si risolve in questo modo.
Anche qui si eliminano praticamente i nodi. Bah. Eliminarli tutti. Ah, ok. Salva. Bah, andiamo su questo. Anche questo è un errore. Vedete, proprio io muovo il nodo e lui non è solo un nodo, sono tanti nodi. E questo è l'errore che viene, che rompe con la geometria. Salva, terzo. Qua è una roba assurda. Questi sono i problemi dei file DXF e soprattutto della conversione automatica da linee a poligoni. Questo incominciamo a eliminarlo. Sì, già tutto va a posto. Va a posto semplicemente modificando. Vediamo, cioè adesso io dovrei riportare questo qua. Aggiungo le opzioni di snapping con PG verificato in 5 pixel della map unit. Ok, sì, lo sento che fa la calamita. Poi vediamo questo, sempre stesso problema. Sì, facciamolo pure arrivare lì. Ok, questo si vede subito che sono doppi. Ok, tripli. Ok. Qua quando ci sono le geometrie così è sempre un casino. Uno, questo va a posto, questo va a posto, qua non c'è, quindi salva. Sì, è un lavoro un po' da certosino, però. A volte potrebbe essere divertente, perché comunque i disegni in questo modo diventano più belli, vengono disegnati meglio, e a me quando vedo che questi disegni disegnati bene, perfetti, anche al millimetro, mi riempe, no, mi riempe, mi fa un veramente piacere. È strano vedere, capita poco spesso di vedere un disegno che è così fatto bene anche nel dettaglio, ma in teoria tutti dovrebbero essere fatti così. Bisogna verificarli tutti questi vertici e andare nel particolare e vedere cosa. Sì, sto facendo lo snapping, però non si vede. Non me ne mancano molti. Questo erroraccio proprio. No, questo andava bene. E io ho capito che questo va bene.
Poi alla fine si capisce che sono errori che si ripetono e... Ma questo non lo sto capendo. Questo sembra essere un poligono sull'altro. Tanto è che se io, secondo me, se lo cancello, c'è sotto anche quell'altro. Quindi è proprio una duplicazione del plugin. Incredibile. Questo è uno dei problemi comuni, che quando gli altri lavorano in CAD, poi si dice vabbè, tanto lo trasformo in GIS. E questo è quello, è esattamente quello che si va incontro ogni qualvoluta si sottovaluta un lavoro di conversione dai file AutoCAD a dei file GIS. Qua addirittura ci sono presenti. Più di un errore. Abbiamo quasi finito. Questo lo elimino. Questo è a posto. Salva. Quasi penultimo. Quasi penultimo perché... Potevo dire terz'ultimo. Cioè, ad esempio questo qua non mi genera errore. Però perché non sistemarlo? Poi è una cosa che ti prende e cerchi di sistemare tutto. Poi ti passano le giornate. Però alla fine è un disegno perfetto. E questo qua, secondo me, è una cosa da tenere in considerazione. Anche perché sennò prima o poi qualcuno lo deve fare. Questo è unico ed è l'ultimo. Vediamo check della geometria. Facciamolo solo così. Ci sono ancora degli errori. Probabilmente ha generato, cioè la sistemazione ha generato, no, solo un errore. Non
Ah sì, perché quello è il check della topologia. Non per forza devono essere. Sì, ma questo qua proprio l'ho dimenticato. Zoom to layer, vector, geometry tool. Ah. C'è il mouse troppo sensibile. Errori 5, salva, add, close, apri tabella, 0 errori. Se tutto va bene, cioè se tutto è come previsto, se faccio DB Manager, PostGIS, esercizi local, import, no, questo, faccio ok, questo già esiste, il nome. C'è ancora qualche errore. Ecco appunto, c'è ancora qualche errore e la topologia non mi ha trovato questi errori. Quindi proviamo a rilanciare sempre questo errore 3, che questa geometria sembra proprio che non esiste. Questa geometria non esiste. Proviamo ad aggiungere un campo e vedere qual è questo future 3. Si dovrebbe fare in questo modo: id dollaro id fai ok, la geometria 3 è questa. L'errore che era stato generato nella geometria 3 è esattamente questa. Andiamo a dare questa geometria, non è neanche selezionabile. Non so perché, per quale motivo, ma quando si hanno questi problemi, l'unico sistema è cancellare questa geometria e non la cancello perché non riesco neanche a selezionarla. Come se ha un'estensione, o come se fosse un'estensione tridimensionale, che ma una cosa allucinante. Infatti me lo dice. Comunque, text, che non dovrebbe interessare, però il bello che magari va tenuto è questo. La elimino. Questa teniamola sempre sopra. Ok, la ricreiamo. Qua mi ricordo che c'era una specie di curva che
sicuramente è la strada. E il layer, facciamo incolto. Proviamo a vedere se ci sono altri errori o ed era solo questo. Import verificato 2. Sì, comunque ci sono altri errori. Adesso non andiamo più a creare delle nuove geometrie, ma basta fare così. Quindi ce ne sono un po'. Il 20 ha lo stesso identico problema. È sempre un incolto. Facciamo start editing, eliminiamo. E poi vanno ricreati. Però io quello che voglio arrivare è eliminare tutti questi errori. Vedere se dopo eliminati questi errori e come ho fatto prima, ricreare queste geometrie. Nel momento in cui le cancello, dopo tutto funziona. Adesso il problema è eliminare questi errori. 56, il 70. Poi andiamo il 70, il 97. Il 125, cavoli, perché non lo vedo. Il 125, 164 e 166, il 248. Il 266. Chiudi. Salva. No error. DB Manager. Esercizi. Importa. Verificato. 3. Importazione. Riuscita. Ok, tutto fatto, a posto.